Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Oggi parleremo dell'ultra istinto e delle varie forme. Inoltre parleremo pure di una teoria che ho elaborato in questi giorni, dove parliamo di un eventuale Vegito e di un eventuale Vegeta ultra istinto d'attacco. Prima di cominciare il video però, volevo scusarmi con voi per il fatto che mercoledì non è uscito nessun video, ma ho delle ragioni. Infatti, a causa di alcuni problemi col Blue Yeti, dato che sono stato costretto a registrare con OBS, perché il microfono, se lo registro con Audacity o con altri programmi tipo Audition, se ne va a quel paese ed è sempre più piccolo della clip video che registro, e quindi la sincronizzazione se ne va sempre a puttane, non sono riuscito a fare un video con le tracce separate, quindi per poter modificare la facecam, per toglierla nelle cutscene, per regolare i vari volumi, dato che volevo fare appunto un walkthrough fatto bene. Purtroppo non sono riuscito a farlo in un modo decente, dato che sono stato costretto a farlo con OBS, dove non puoi regolare l'audio durante il video, cioè sì, puoi regolarlo, però comunque non puoi sentirlo, non puoi regolarlo nell'editing, ed inoltre non puoi togliere la facecam durante l'editing. Quindi diciamo che ho preferito non far uscire niente perché non ci arrivavo a fare altro, e ho preferito fare oggi una nuova teoria. Settimana prossima, se tutto va bene, anzi penso che ormai se ne parlerà dopo le feste, quando mi arriverà il Blue Yeti, farò dei walkthrough nuovi, quindi Attack on Titan penso, e poi qualche nuovo gioco che mi dovrete proporre voi qua sotto nei commenti. Detto questo ragazzi, scusate se ho preso un po' di tempo, ma direi di cominciare col video vero e proprio. Ultra istinto, o per meglio dire il Migatte no Gokui. Cos'è questa forma, anzi questo stato? Beh, è uno stato molto raro e molto avanzato, noto tra i Kaioshin e i dei della distruzione, per essere eccezionalmente difficile da padroneggiare, anche per gli dei stessi. Goku raggiunge una versione propria, l'Ultra Instinct Omen, o per meglio dire il Migatte no Gokui Kizashi. Ma di questo ne parleremo dopo. L'ultra istinto è una tecnica che permette all'utilizzatore di agire automaticamente a qualsiasi minaccia, senza la necessità di riconoscerla, e il corpo può adattarsi in battaglia per conto proprio. Il primo utilizzatore che vediamo è Whis, che poi insegna questa tecnica a Beerus. L'angelo utilizza spesso questa tecnica durante gli allenamenti con Goku e Vegeta. Beerus nel manga utilizza questa tecnica contro i dei della distruzione durante l'esibizione per gli Zeno, ma essendo una versione imperfetta, viene colpito da Mosco. Appunto, sembra che l'ultra istinto ricalchi il Mushin, ovvero la mente vuota, uno stato mentale che gli artisti marziali altamente addestrati si dicono di essere in grado di entrare durante il combattimento. È un movimento che il corpo esegue senza avere piani o intenzioni, quindi un movimento autonomo, come l'ultra istinto. Goku, nel torneo del potere, contro Jiren, risveglia una nuova forma, l'ultra istinto Omen, o per meglio dire, il presagio dell'ultra istinto, oppure l'ultra istinto presagio, come piace chiamarlo a me. Come aspetto abbiamo un cambiamento negli occhi, che diventano grigi, i capelli si alzano leggermente ed inoltre lo sguardo diventa più rude e severo. Il corpo viene avvolto da un'aura calda argentata con scintille d'argento e particelle di energia che vanno verso alto. E la voce diventa profonda e selvaggia, come se fosse uno Zaru. Questa forma reagisce automaticamente agli attacchi, evitandoli praticamente subito, capendo appunto i colpi come arrivano. Molti pensano che l'Ultra Instinct Omen sia un presagio, ovvero la forma imperfetta e incompleta dell'ultra istinto che Goku otterrà in seguito. Ma a mio parere, in realtà, l'Omen significa come il presagio di un colpo che sta per arrivare, e quindi questo è l'ultra istinto di difesa che permette di schivare i colpi in arrivo. Parlando di questo, poi, a mio parere, Jiren ha veramente l'ultra istinto, come molti pensano, e secondo me, quello è un ultra istinto d'attacco. Infatti lui è molto veloce e molto potente quando attacca, mentre che Goku, quando attacca, è poco efficiente. La stessa cosa l'ha detta Whis. Penso che pure un altro personaggio otterrà l'ultra istinto d'attacco, e penso che voi abbiate capito chi. Infatti, Vegeta, se dovesse mai ottenere un ultra istinto, penso che avrebbe quello d'attacco, ovvero quello di Jiren con l'aura rossa. Dato che abbiamo già alcuni indizi, infatti Whis nell'anime, cos'è che fa? Quando vede Vegeta che passa da subire i colpi di Kato Pesla per trasformarsi in un ultra istinto, si rompe coglioni e colpisce Kato Pesla con dei pugni velocissimi e potentissimi. Ecco, Whis qua dice che appunto Vegeta è molto più bravo con gli attacchi. Ecco, questo è un indizio secondo me.
Penso appunto che Vegeta sbloccherà una forma alternativa dell'Ultra Istinto che gli permetterà di affrontare Jiren per un po'. Poi penso che spunterà pure Veget, oppure Gogeta, per far contento Gabbiano così non scassa più la minchia. Infatti penso che potrebbero fare nella seguente maniera. Goku vede Vegeta provare ad affrontare Jiren. Qui Vegeta sblocca l'Ultra Istinto d'attacco, colpisce molte volte Jiren mettendolo quasi in difficoltà, ma poi l'alieno lo ferma, come ha fatto con Goku, e lo lascia al tappeto. Goku qui magari sblocca l'Ultra Istinto, cerca di affrontare Jiren non riuscendo a colpirlo, ma semplicemente evitando i colpi, e qui viene in mente magari l'idea del secolo, si fa dare Potara e i due Saiyan si fondono in Vegito, ottenendo così l'Ultra Istinto completo, l'Ultra Istinto perfetto. Anche se penso che comunque l'Omen e l'attacco appunto siano già degli Ultra Istinti completi, solo specializzati nelle rispettive mansioni, quindi la difesa per l'Omen e l'attacco per l'Ultra Istinto d'attacco. Penso che un eventuale Vegito o un eventuale Gogeta avrebbe entrambi gli Ultra Istinti e sarebbe tipo OP, più forte di una divinità stessa. E quindi magari potremmo avere il guerriero definitivo che rivaleggerà con gli dèi e sconfiggerà Jiren, che a sua volta è più forte degli dèi. Sarebbe una cosa molto ma molto figa, considerando che comunque già Vegito è molto forte. Personalmente questa cosa mi sembra abbastanza plausibile, e magari potremmo vedere il Goku con l'aura rossa che abbiamo visto nella sigla, e soprattutto il Goku con l'aura dell'Ultra Istinto con una parte rossa che abbiamo visto nelle locandine. Finalmente potremmo vedere appunto questo personaggio che magari è un Goku che ha assimilato l'Ultra Istinto completo da Vegito dopo essersi diviso. Quindi mettiamo tipo che Jiren non verrà sconfitto da Vegito, che magari si separerà subito, e vedremo Goku liberare l'Ultra Istinto definitivo e sconfiggere Jiren, magari utilizzando il suo colpo più potente. Sarebbe una cosa molto figa a mio parere, e penso proprio che potrebbe succedere. Anche se ultimamente hanno fatto vedere un Vegeta Super Saiyan Blue Full Power e magari vedremo questo al posto dell'Ultra Istinto. Ma vi ricordo che appunto queste sono solamente delle congetture, delle supposizioni, e niente è sicuro. E niente ragazzuoli, il video può concludersi qua. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa teoria qui sotto nei commenti. Lasciate un mi piace, commentate il video e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo i video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione per parlare con me e gli altri The Riddles. Seguitemi sia su Facebook sia su Instagram, dove pubblicherò dei sondaggi e delle robe molto carine. E niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto alla Feraz, bella!